Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di come utilizzare in modo efficace Fourscore. Dopo aver raccolto un po' di domande che mi avete fatto nei commenti degli ultimi due video in cui parlo di Fourscore, ve li lascio qui in alto nel caso ve li foste persi. Ho deciso di creare questo video perché ho notato che ci sono ancora molti dubbi su alcune funzionalità e sul processo che ci porta a gestire in modo ottimale le nostre partiture. Non voglio parlare troppo, passiamo direttamente sull'iPad e vi faccio vedere tutte le fasi a partire dall'importazione del file fino alla sua eventuale esportazione. La prima cosa di cui abbiamo bisogno ovviamente è uno spartito, quindi vi invito assolutamente a guardare la sezione in alto a destra in cui è presente innanzitutto un negozio in cui potete acquistare tantissime partiture e spoiler, ce ne sono tantissime gratuite da come potete vedere. Invece se volete scannerizzare un vostro spartito cartaceo vi consiglio altamente di non utilizzare app di terze parti ma di utilizzare la scansione presente nell'app di Fourscore. Per quanto mi riguarda ho scannerizzato tantissimi libri e mi trovo stra bene. Se invece doveste avere un file PDF scaricato online, la prima cosa che vi consiglio di fare è quella di aprire il file. Può sembrare banale, ma l'app integrata all'iPad già ci permette di fare un piccolo editing al nostro PDF. Nel mio caso ho scaricato da Petrucci una versione del Capriccio Arabo di Tarrega e come potete vedere la prima pagina non è altro che un indice delle varie opere presenti magari in questo catalogo. Non ci serve in questo caso, quindi la prima cosa che andiamo a fare l'andiamo ad eliminare. Questo ci ottimizzerà il lavoro e ci farà perdere meno tempo quando poi lo andremo ad importare su Fourscore. Mi sono arrivati molti commenti in cui mi chiedete: è possibile copiare ed incollare una parte del brano, magari non so, due righe che poi si ripetono successivamente? La mia risposta è stata sì, ma no allo stesso tempo. Mi spiego meglio. Quando andate su Fourscore, per chi non lo sapesse, esiste anche una versione di Fourscore Pro che costa 10,49€ all'anno e vi permette di accedere a contenuti esclusivi, tra cui il copia e incolla di alcune parti. Per quanto mi riguarda non ho voglia di pagare un'ulteriore sottoscrizione, quindi ho ovviato il problema scaricando un'app gratuita che si chiama PDF Expert. L'andiamo ad aprire. La prima cosa da fare è importare un file all'interno dell'app, andare nella sezione compila e firma e cliccare il quadrato a sinistra. Questo quadrato ci permetterà di selezionare una qualsiasi area, copiarla e andarla ad incollare in un qualsiasi altro punto, con la possibilità anche di poterla ridimensionare. Una volta che abbiamo scelto dove posizionarlo e abbiamo finito tutte le nostre modifiche, clicchiamo sui tre pallini laterali, condividi, documento originale, condividi, scendete su salva su file e andate a scegliere la destinazione. Arrivati a questo punto abbiamo il nostro file pronto per essere importato su Fourscore, però voglio darvi un consiglio che è servito a tantissime persone, me compreso. Spesso i file PDF non sono compressi nel modo giusto, quindi per ottimizzare sia la memoria del nostro iPad sia la lettura di Fourscore, perché mi è capitato di sentire più di una persona dire che Fourscore è lento nel caricamento delle partiture. In questo caso non si tratta di Fourscore ad essere lento, ma sono le nostre partiture che non sono ottimizzate al caricamento istantaneo. Vi consiglio di andare su questo sito web che si chiama I Love PDF, un sito che utilizzo praticamente tutti i giorni, che ha la funzione di comprimere un PDF. Selezionate il file dal vostro dispositivo e avete tre opzioni di compressione. Io vi consiglio di fare compressione consigliata poiché ci permette di mantenere una buona qualità e una buona compressione. Cliccate su comprimi. Il nostro file è passato da 302 KB a 98 KB. Può sembrare una sciocchezza, in questo caso stiamo parlando di un file di 4 pagine, ma provate ad immaginare un libro di più di 300 pagine. Fourscore impiegherebbe tanto tempo. Invece fare questo processo ci permette di avere le pagine che si caricano in modo pressoché istantaneo, proprio come girare la pagina di un quaderno. Andiamo a scaricare il nostro PDF ottimizzato, scegliamo sempre la destinazione e lo salviamo. Finalmente possiamo passare su Fourscore. Con questi due passaggi iniziali, ragazzi, avete risolto già il 50-60% di tutti i problemi. Adesso come importare una partitura su Fourscore? Cliccate sul file che avete salvato sull'iPad e in alto vi uscirà in automatico apri in Fourscore. Semplicemente dovete cliccare e voilà, la partitura è stata importata correttamente. E vi consiglio, una volta importata la partitura, di andarla ad eliminare all'interno dei vostri file, poiché la partitura viene salvata in realtà in una sottocartella di Fourscore, poi viene anche backuppata dall'app stessa. Nel caso non sappiate come si fa un backup fatto bene su Fourscore, vi lascio un video che ho creato
qui in alto che vi aiuterà a farlo in modo corretto. Una volta importata la partitura, secondo me le cose fondamentali da fare, che se non si fanno all'inizio poi non si fanno più, sono innanzitutto rinominare il brano. Quindi magari possiamo scrivere capriccio arabo e compositori mettiamo f.tarrega. Nel mio caso sono due metadata principali che ci permetteranno poi di averlo catalogato nel modo giusto all'interno della nostra libreria, perché altrimenti ogni volta perderemo 5 minuti a cercare il nostro file. Per salvare basta uscire e lo troviamo letteralmente in 3 secondi e mezzo. Seconda cosa che faccio quando vado ad importare un nuovo file su Fourscore è sicuramente quello di ritagliare le singole pagine per adattarle bene allo schermo dell'iPad. Con questo righello possiamo andare a stabilire l'inclinazione del pentagramma fatta super bene, in modo tale che io posso andare ad eliminare lo spazio bianco che effettivamente non mi serve. Faccio un po' tutte le pagine, pagina 3, pagina 4, la raddrizziamo un pochino e ritagliamo. Prima di andare avanti, se questo video ti è utile, io ti invito ad iscriverti al mio canale e a lasciare un like, anche perché è un modo semplice e gratuito che mi permette di creare sempre contenuti di maggiore qualità e riesci a supportare il canale semplicemente cliccando un tasto del mouse, quindi clicca. Adesso dobbiamo andare a vedere soltanto come annotare sulla partitura. Per quanto mi riguarda, come potete vedere, utilizzo principalmente 3 colori diversi: rosso, un violetto e un azzurro, per avere 3 colori molto distinti, 3 evidenziatori, uno viola, uno rosso e uno giallo, e 3 evidenziatori più piccoli e più marcati per evidenziare qualche passaggio in particolare che vi faccio vedere. Poi ho creato un colore bianco che solitamente uso per cancellare degli errori in partitura, oppure ho creato una penna molto più grande che mi permette eventualmente di cancellare degli interi righi, e una penna nera che mi permette di scrivere qualsiasi cosa. Ovviamente in questo caso il discorso è totalmente personale. Ricordate che potete aggiungere infiniti pennelli cliccando sul tasto più. Potete scegliere le dimensioni, il colore, la saturazione del colore, la luminosità e la trasparenza. Per poter organizzare i vostri pennelli basta tenerli premuti e scorrerli da una parte all'altra. Una cosa che voglio straconsigliarvi, che per tanto tempo non ho usato, in questo caso faccio il mea culpa, è lo strumento dei livelli su Fourscore, e vi faccio vedere un utilizzo pratico. Andando in alto a destra, su questi quadrati uno accanto all'altro, come potete vedere si apre il menu dei livelli. Ci sono dei livelli di partitura e dei livelli di pagina. Adesso ci andremo ad interessare sui livelli di pagina. Vi faccio vedere, questo livello 1 possiamo rinominarlo diteggiatura magari. Quando andiamo ad annotare, magari adesso riscriviamo la stessa diteggiatura che c'è, giusto per fare un esempio, nel momento in cui clicchiamo sull'occhio, come potete vedere, la nostra diteggiatura va via. Se noi andiamo a creare un altro livello, quindi sul più, uscirà livello 2. In questo caso noi possiamo fare parti da studiare. Prendiamo un evidenziatore e ci sottolineiamo delle parti che magari non ci vengono bene in fase di esecuzione e che vogliamo ancora studiare. In alto a destra sui quadratini ora c'è scritto numero 2 perché siamo sul secondo livello. Che cosa vuol dire questa cosa? Che nel caso noi volessimo disabilitare la diteggiatura, andiamo ad escludere soltanto la diteggiatura. Se vogliamo escludere le parti da studiare, andiamo a fare questa cosa qui. Ci torna molto molto utile nel caso vogliamo andare ad evidenziare qualcosa appunto che è su più livelli. Se facessi invece la stessa cosa su di un solo livello, banalmente, come potete vedere, il livello viene sovrapposto. Anche in questo caso non esiste una regola ben precisa, anche perché ognuno di noi ha un metodo di studio diverso, ha delle priorità diverse nelle cose da annotare sulle partiture. L'importante è conoscere questi strumenti per poi poterli utilizzare e semplificarci la vita. Il concetto è sempre quello. Arrivati a questo punto, solitamente io non faccio nulla, poiché l'iPad in automatico mi fa il backup delle partiture. Ma se voleste inviare un PDF annotato da Fourscore ad un vostro amico, oppure non so, salvarvi come backup l'intera esecuzione per poi magari andarla a recuperare in un secondo momento senza neanche l'utilizzo di Fourscore, magari stampandola, quello che dovete fare è semplicemente andare in alto a destra e fare il tasto condividi. Fourscore vi darà 3 opzioni: file PDF, PDF annotato e 4SC. Per chi non conoscesse questo ultimo formato, è semplicemente un formato leggibile solo e soltanto da Fourscore. Nel caso appunto voleste inviare un PDF con le annotazioni, cliccate su PDF annotato, lo crea, salva su file, scegliete la cartella di destinazione e lo salvate.
Detto questo, ragazzi, questo è il mio workflow su Fourscore. Spero di avervi chiarito un po' le idee su alcuni punti, perché sono passaggi semplici ma che richiedono un po' di esperienza. Anche io all'inizio ho fatto un sacco di errori, ho imparato sulla mia pelle, quindi se posso condividere con voi dei consigli, delle cose che, ecco, non sbaglierei di nuovo se tornassi indietro, eccoli qua, sono tutti contenuti in questo video. Se non avete capito qualcosa, io vi invito a lasciare un commento, oppure se avete voglia di approfondire qualche altro aspetto in Fourscore o in altre app dedicate alla musica, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al mio canale, perché è l'unico modo per potermi supportare ed è totalmente gratuito, basta un click. Spero ancora una volta che il video vi sia stato utile. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!